Benvenuti all'ultima giornata dell'Open Digital Day in questa edizione speciale del nostro più atteso appuntamento dell'anno, però non vediamo l'ora di potervi incontrare anche a scuola. Mi presento, sono Paola Miotti, responsabile comunicazione e social della Scuola Internazionale di Comics sede di Padova. Inizio ricordandovi gli appuntamenti di oggi. Saremo in diretta in contemporanea sia su Facebook che su Instagram con presentazioni di corsi diversi. Alle ore 18, tra pochi minuti, iniziamo con graphic design su Facebook e game design su Instagram. Proseguiamo alle 18:30 con cinema d'animazione su Facebook e 3D artist su Instagram, per concludere alle 19 con illustrazione digitale su Facebook e disegno per bambini su Instagram. Comunque trovate il programma completo sia sulla nostra pagina Facebook che su Instagram. Vi ricordo che per prenotare un colloquio gratuito di orientamento o per qualsiasi domanda e curiosità potete scriverci o telefonarci. I riferimenti li farò scorrere durante la diretta come TG e la mia collega Martina ve li inserirà nella chat qui sotto. Se avete domande, scrivetele qui sotto, non siate timidi, vi risponderemo a voce o digitalmente il prima possibile. Inoltre, vi ricordo che al termine di ogni presentazione avrete la possibilità di incontrare virtualmente per mezz'ora circa il docente tramite la piattaforma Meet. Dovete semplicemente inviare la richiesta scrivendo a padova@scuolacomics.it. Ma ora veniamo alla prima. Eccoci qui. Ora passiamo alla presentazione del corso di cinema d'animazione, che è un corso triennale con frequenza 2 volte a settimana. Il corso parte sempre a ottobre e finisce a giugno, e le iscrizioni sono aperte da maggio. E qui con noi a breve avremo Massimo Pegoraro, che è l'insegnante del corso appunto che presenterà. Massimo lo troverete al primo anno, se vi iscriverete, perché lui si occupa della parte di animazione tradizionale. Inoltre, Massimo, oltre ad essere un validissimo insegnante, ha un'esperienza di 25 anni, lavora nello studio di produzione degli Alcuni e ha partecipato alle produzioni storiche Rai, della serie Cuccioli e attualmente sta lavorando alla produzione sempre Rai di, Leo da Vinci. Ma, io lo presento, lo voglio qui vicino a me. Eccolo, ciao Eccoci Massimo. qua, buongiorno, buon pomeriggio a L'ho tutti. presentato bene? Molto bene, grazie mille, grazie Infatti hai anche mille. un po' per Cuccioli dietro, non potevo Sì. sbagliarmi. Il primo, in realtà quello è il manifesto, la locandina del primo film, del primo lungometraggio con cui siamo andati al cinema, per cui ci tengo particolarmente. Mettilo lì, mi piace vederlo. Bene, Massimo, ti Molto bene. lascio, buona Sì. presentazione e ci sentiamo dopo. A Ciao. dopo. Ciao. Allora, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Mi ripeto, sono Massimo Pegoraro, appunto lavoro per, fondamentalmente per il cinema d'animazione da 25 anni, ahimè, dove ho affrontato gran parte dei passaggi della fase di pre-produzione e produzione di un cartone animato. Appunto, negli ultimi 25 anni il modo di fare cartoni animati è cambiato radicalmente. Ho avuto la fortuna, credo che sia stata una fortuna, di poter passare da un lavoro direi quasi artigianale, dove si faceva veramente tutto a mano, dove i computer ancora non ci davano nessun supporto, a lavorare con software all'avanguardia come facciamo attualmente. Io insegno alla scuola Comics da 9 anni, mi pare 8-9 anni, e presento il corso del primo anno dove io insegno appunto animazione tradizionale. Il fatto che io abbia potuto specializzarmi in diverse fasi della produzione di un cartone animato mi permette di capire di poter dare tutta una serie di risposte che spesso vengono fatte a chi vuole affrontare questo fantastico mondo. Il corso, come diceva Paola, è un corso che dura 3 anni,
Nel primo anno è fondamentalmente diviso in due parti. Una parte dove si insegnano le tecniche base dell'animazione tradizionale e una parte dove si insegna il disegno cartoon, ovvero come dovrei disegnare per riuscire a fare poi meglio i cartoni animati, ovvero in modo più produttivo. Dico produttivo non a caso perché a scuola noi stiamo cercando di insegnare ai ragazzi un metodo di lavoro che sia produttivo, ovvero che possa essere utile nel momento in cui poi, se saranno in grado, se avranno la forza e le capacità di poter entrare in uno studio e di conoscere quali sono tutte le fasi della produzione di un cartone animato. Ci interessa questo perché ci interessa riuscire a dare ai nostri studenti la possibilità di provarci nel mondo del lavoro. Naturalmente l'animazione che insegniamo noi è animazione che va bene sia per il classico cartone animato, ma le basi dell'animazione sono utili anche in uno svariato campo di utilizzo. Pensate, ad esempio, banalmente mi viene in mente la pubblicità della Red Bull, che è cartone animato tradizionale. È famosissima, la vediamo da anni, è molto divertente e funziona benissimo. Ma è animazione anche l'uccellino dell'acqua minerale di Del Piero e della, non mi ricordo chi è l'altra, perché è animazione 3D. Però è pur sempre animazione. Questo per dirvi che l'ambito animazione ha un ampio raggio di impiego. Parliamo di pubblicità, parliamo di videogame, parliamo di siti internet, la maggior parte dei siti internet hanno delle piccole animazioni all'interno, parliamo dei giochini sul cellulare, le emoticon che si muovono, cioè è tutta animazione, per cui anche quella, se vogliamo, è un campo dove uno si può specializzare. Ma restando nello specifico dei cartoni animati, il mondo dell'animazione propone una varietà di impieghi assolutamente ampia, nel senso che non esiste solo l'animatore, cioè solo lo specialista nel realizzare l'animazione. Ci sono tutta una serie di figure professionali che sono altrettanto importanti per portare a termine un buon lavoro. Vi dico questa cosa qui perché a partire dal primo anno noi inizieremo a studiare tutti quanti i passaggi che servono ad arrivare a un prodotto finito. Cosa vuol dire? Significa fondamentalmente a partire da zero, avere un'idea, scrivere una sceneggiatura, realizzare uno storyboard, prendere questo storyboard, trasformarlo in layout scena per scena. Prendere questi layout, dargli a un animatore, all'animatore inizierà a fare le animazioni e via via fino alla realizzazione di un prodotto finito, colorato, musicato, doppiato se ci sono dei dialoghi, con tutto quello che serve per poter essere proposto a livello professionale. Questo è lo scopo del corso di animazione alla scuola Comics. Alla fine del terzo anno, noi riusciremo a produrre, la classe riuscirà a produrre un cortometraggio totalmente ideato, realizzato, pensato completamente dai ragazzi e completamente con le loro competenze. Il corso inizia appunto dall'animazione tradizionale. L'animazione tradizionale cosa vuol dire? Vuol dire che si impara l'ABC, ovvero si usano strumenti complicatissimi, tipo una matita. Questo strumento che si chiama Pegbar, che è uno strumento tipico di un animatore tradizionale, e della semplice carta, solo che ha questi forellini. Questi sono i tre principali elementi per fare dell'animazione tradizionale e sono alla portata di tutti. Questo perché l'animazione tradizionale che insegniamo noi la insegniamo disegnando sulla carta, perché
preferiamo che si impari a trasmettere le proprie idee su carta direttamente. Abbiamo tempo di passare al digitale, infatti già dal secondo anno si iniziano ad usare i software per l'animazione. Noi usiamo i software di Toonboom, Harmony, usiamo software del pacchetto Adobe per la colorazione, per i montaggi, per tutta una serie di cose. Tutti i software che ovviamente vengono insegnati dagli insegnanti. Siamo 6-7 insegnanti che si dividono questo arduo compito e sempre con la volontà di portare lo studente ad avere le competenze per poter un giorno affacciarsi al mondo del lavoro. Quando vi parlavo di competenze nell'ambito dell'animazione, appunto, dicevo, ce ne sono parecchie. Appunto, partendo dal classico animatore, in realtà poi dobbiamo appoggiarci ad altre figure professionali altrettanto importanti. Se abbiamo a che fare con dei personaggi da animare, bisognerà che qualcuno abbia disegnato questi personaggi, abbia ideato questi personaggi. Buona parte del corso del primo anno è dedicato a questa fase, quindi disegnare cartoon, imparare a disegnare un personaggio utilizzabile nel miglior modo possibile per l'animazione. Questi personaggi vengono realizzati, pensati e realizzati dai ragazzi, e vengono studiati in tutte le loro sfumature, tutte le loro espressioni, per poter essere poi utilizzati negli esercizi che faremo in classe. La parte finale del primo anno, poi con Cristina si prende in mano la parte dedicata allo storyboard, ovvero come si inizia a dare vita a una storia. Cominceremo a capire come si disegnano i primi fotogrammi, le prime idee che ci vengono quando abbiamo una storia sotto mano. Nel frattempo abbiamo anche chi ci insegna a realizzare una storia con Davide Stefanato, che ci spiega come si scrive una storia per l'animazione, come si scrive una sceneggiatura, come deve essere realizzata. E Davide Stefanato, che lavora anche lui nell'ambito dell'animazione, scrive per l'animazione da parecchi anni, e con lui inizierà il lavoro che poi arriverà alla fine del terzo anno, ovvero verrà sceneggiata una storia, anche questa, scusate, anche questa appunto pensata e scritta dai ragazzi, verrà trasformata in uno storyboard, per cui ci sarà tutta una fase di immagini che spiegano cosa succede all'interno, cosa succede in questa storia. E man mano che si va avanti con l'ideazione della storia, si inizia anche ad apprendere i primi rudimenti dei software di cui vi parlavo prima. Questo perché poi questa storia viene realizzata in animazione tradizionale, però digitale, ovvero tutto quello che abbiamo imparato al primo anno delle basi dell'animazione tradizionale su carta, inizieremo a vederlo con i software che vengono usati in tutto il mondo per fare serie animate e per fare i lungometraggi che vediamo al cinema. Per cui, quando vi dicevo che prepariamo i ragazzi per un mondo professionale, abbiamo anche questo nel nostro questa freccia, il nostro arco. Andiamo sempre più avanti, realizziamo le animazioni appunto con questi software, vengono colorate. Se c'è la necessità di fare dei doppiaggi, vengono registrati i doppiaggi, ci saranno delle musiche che vengono inserite. E alla fine del terzo anno verrà montato questo. Di solito sono cortometraggi che durano all'incirca 5 minuti, 4-5 minuti, e che è il frutto del duro lavoro di un anno dell'intera classe, e vi garantisco che non è poco.
Il fatto di lavorare a un lungometraggio tutti assieme non è un caso, perché nel mondo dell'animazione saper lavorare in team è assolutamente fondamentale, nel senso che in uno studio d'animazione, in una grossa produzione, ma anche in una produzione minore, ci sono tantissime persone, e quando parlo di tantissime persone, arrivo a parlare di centinaia di persone che lavorano a un unico progetto. Voi provate a dare un'occhiata ai titoli di coda di un lungometraggio, di quelli che vedete al cinema, e provate a fare due conti di quanti nomi vedete passare. Sono tantissimi, tantissimi perché ci sono tantissime figure professionali e c'è tantissimo lavoro da fare, soprattutto per il fatto che è un po' di anni che il mercato ormai ha una fame di progetti nuovi che continua a richiedere materiale. Voi pensate solo alle TV tematiche, ai canali tematici che fanno vedere cartoni animati 24 ore al giorno, e vi renderete conto di quanto materiale continuano a far girare. È vero che vediamo ancora cose tipo Heidi piuttosto che Conan, prodotti degli anni 70, però è anche vero che c'è tantissimo materiale nuovo. Il mercato è apertissimo, nel senso che c'è la possibilità, con la tecnologia di adesso, poi in questi giorni ci siamo resi conto ancora di più che possiamo farlo da casa, ahimè. C'è la possibilità di lavorare veramente in tutto il mondo, basta avere le competenze giuste, e anche senza dover andare per forza di cose a Londra piuttosto che a Boston o qualunque altro paese vi venga in mente, c'è la possibilità di lavorare da remoto. Si possono tranquillamente organizzare delle intere produzioni, e vi garantisco che parlo per esperienza professionale. Noi, con il nostro studio a Treviso, abbiamo collaboratori sparsi in tutta Italia, quando non sono addirittura in tutta Europa. Ed è una cosa che funziona tranquillamente, ne abbiamo i mezzi, ci sono i mezzi, e non è una cosa impossibile da fare. E questo deve essere come dire, un punto a favore per quanto riguarda quest'ambito lavorativo. Vi dicevo, lavorare in team quindi è fondamentale, nel senso che il progetto è uno solo e tutti dovrebbero riuscire a lavorare per portare a termine questo progetto nel miglior modo possibile. Di questi anni bisogna portarlo a termine anche nel minor tempo possibile, perché ahimè i tempi di produzione sono sempre più ristretti. Ci viene incontro la tecnologia, perché se pensate a 15-20 anni fa, quanti film in animazione vedevamo al cinema ogni anno e quanti ne vediamo adesso, solo per farvi un macro esempio, e vi rendete conto di quanta più produzione c'è adesso, e quindi c'è una marea di lavoro da fare. All'interno di uno team d'animazione ci sono appunto gli animatori, gli storyboardisti, chi realizza i personaggi, chi realizza le ambientazioni, figure importantissime nell'ambito di una produzione. Immaginate, che ne so, se Topolino non fosse stato così bello, probabilmente non avrebbe avuto così successo. Cioè, serve anche lo spunto, l'idea, la buona idea, l'idea geniale di un bel personaggio, di una grafica nuova, per un look nuovo, per poter riuscire ad emergere in questo ambito. Quindi vi dicevo appunto il character design, il background artist, ovviamente uno sceneggiatore che scriva una bella sceneggiatura, quindi una bella storia ricca di contenuti, che non sia una cosa già vista,
di questi anni e non è per niente scontato. Poi c'è tutta la parte legata alla post-produzione, quindi c'è tutto il montaggio, il doppiaggio, gli effetti speciali, tutta quella parte che viene dopo la lavorazione, diciamo, la lavorazione più manuale, tra virgolette, che è altrettanto importante. E nel corso che presenta la scuola Comics vengono toccate tutte queste fasi qui, in modo che alla fine del corso uno, se l'animazione non dovesse essere proprio la sua cosa preferita, magari si accorge di essere un bravissimo character design piuttosto che un ottimo montatore video, piuttosto che un eccellente background artist. Background, intendo le ambientazioni che abbiamo all'interno di un progetto. E, vi dicevo, abbiamo sette insegnanti che si alternano nelle varie fasi. Vi ho detto io che vi insegno l'animazione tradizionale, c'è Cristina che passerà per la parte dedicata agli storyboard e anche lei una buona parte di animazione, c'è la Francesca Ferrario che darà un'infarinata di quella che viene chiamata la puppet animation, la stop motion. Lei ha lavorato per grandi produzioni anche cinematografiche, di animazione in stop motion, quindi riuscirete anche a realizzare dei pupazzi per l'animazione in stop motion. Mario Ferracina, che è un ottimo disegnatore anche per la Disney, che si occuperà di insegnarvi a realizzare personaggi in modo perfetto per fare animazione. Davide Stefanato, che vi ho detto prima, chi altro mi dimentico? Simone Arena, che si occupa di background, e Marika Mercadante, che anche lei si occupa di animazione, giovanissima e talentuosissima animatrice che ci porta nella parte più tecnologica dell'ambito dell'animazione. Che altro dirvi? Il corso prevede al primo anno che si disegni molto, ma non è necessario essere assolutamente bravissimi a disegnare, nel senso che almeno per quanto riguarda la prima parte dell'anno, noi ci occuperemo di fare animazioni con elementi estremamente semplici. Faremo delle animazioni con la classica pallina che rimbalza, con il pendolo, con delle figure semplici e sono assolutamente certo che ognuno di voi riuscirà a muovere una pallina, proprio per imparare quello che è l'ABC dell'animazione, quindi disegnare queste cose così semplici è assolutamente facile, e quindi è più facile anche imparare il metodo e le regole per riuscire a ottenere determinate cose. Man mano che si va avanti, le cose diventano un po' più complesse, realizzerete il vostro personaggio e il vostro personaggio lo realizzerete in base alle vostre capacità. Chiaramente con l'aiuto di Mario questi personaggi verranno adattati appunto per quanto riguarda l'animazione, ma saranno assolutamente i vostri personaggi a cui voi darete poi vita, e che è una cosa sensazionale perché credetemi, anche solo vedere rimbalzare la vostra prima pallina sarà una cosa che vi stamperà un inedito sorriso sul viso, ve lo garantisco. Che altro volevo dire? E basta, insomma, fondamentalmente il discorso è questo: lavoreremo, disegneremo tanto. Sì, scusate, stavo parlando di questa cosa qua. Disegneremo tanto, disegneremo
Soprattutto la prima fase, appunto, disegneremo queste forme semplici e poi cominceremo a usare il nostro personaggio, ad animare il nostro personaggio. Che a questo punto ci renderemo conto di quanto è fondamentale riuscire a disegnare un personaggio utile per l'animazione. Vi renderete conto che il fatto che una mano invece di avere 5 dita, se ne ha 4, è più facile da disegnare. Per dirvi, Topolino ha 4 dita, perché quando hanno cominciato ad animarlo hanno detto forse con un dito in meno è meno faticoso, una delle piccole cose. Impareremo quindi a gestire anche questo genere di situazioni. Che altro posso dirvi? Se ci sono delle domande, fatele pure, ditemi pure, io sono qui a vostra disposizione. Ciao Massimo. Dimmi tutto. Ciao. Beh, allora ho una domanda io. Come si pone l'animazione tradizionale con le attuali animazioni super realistiche? Allora, bella domanda. In realtà c'è una storia dietro, nel senso che già agli albori dell'animazione, quella che siamo abituati a conoscere noi, si utilizzavano delle riprese video fatte a degli attori per, tra virgolette, ricalcarle e cercare di fare le animazioni più realistiche possibili. Con il passare del tempo, questa cosa è diventata molto più tecnologica. Ora, con la motion capture, ovvero un attore con tutta una serie di sensori addosso, viene ripreso e poi viene utilizzato per fare delle animazioni tridimensionali con dei personaggi 3D. Ne vengono fuori delle animazioni sensazionali dal punto di vista del realismo, nel senso che possiamo tranquillamente far camminare il tuo personaggio che hai ideato tu di fantasia, però con le stesse movenze che posso avere io mentre vado al mercato a fare la spesa. Questo però perde tutta quella parte di esagerazione, di fantasia e di incredibilità che dà l'animazione più tradizionale, ovvero l'animatore in sé è un attore, cioè lui prende il suo personaggio e gli fa dire delle cose, gli fa fare delle cose e lo fa essere molto espressivo. Se io copio degli atteggiamenti naturali, la cosa rimane, a mio parere, abbastanza, come dire, fredda, ok? Fredda. Ciò non toglie che ci siano dei capolavori fatti in motion capture o in 3D tradizionale, insomma, con queste tecniche che saranno senz'altro il futuro dell'animazione, se non sono già il presente dell'animazione. Però quello che dà la fantasia, la voglia di esprimersi che ha una persona che quindi riesce a buttare fuori con la sua arte, nell'animazione, secondo me ancora tiene l'animazione, tra virgolette, tradizionale su un altro livello. E consigli, puoi consigliarci tre film imperdibili dell'animazione? Oddio, tre sono pochi. Allora, io sono, ad esempio, io sono un grandissimo appassionato di Miyazaki. Miyazaki, andate a prendervi una qualunque cosa di Miyazaki e lì trovate con l'animazione tradizionale delle cose strepitose, assolutamente strepitose. Se vogliamo vedere delle cose, vediamo, altrettanto strepitose, però fatte con dei mezzi che all'epoca si sognavano, cioè con dei mezzi che all'epoca si non avevano. Andate a vedervi i cortometraggi della Disney, di Pippo alle Olimpiadi, di queste cose qua, che hanno una qualità dell'animazione che non se la sogna nessuno di questi anni. Ciò non toglie che ci siano attualmente delle cose davvero, davvero belle. Per dirne una,
un po' stupida, ma che secondo me è fenomenale, Gumball, è una serie televisiva che avrete visto, suppongo tutti, dove vengono messe insieme, sembra casualmente, ma con un equilibrio e nel miglior modo possibile, diverse tecniche di animazione. Quindi abbiamo il 3D, abbiamo il 2D classico, abbiamo la fotografia, abbiamo la stop motion, messi tutti quanti assieme con questi personaggi diversissimi che però riescono tranquillamente a vivere le loro avventure tutti quanti assieme, ed è assolutamente spassosissimo, geniale e fatto in modo pazzesco, veramente bello. E infatti, a proposito di stop motion, anche hai citato Francesca Ferrario che si Assolutamente. occuperà appunto di quella parte, e anche il stop motion, puoi dirci qualche film che. Beh, allora, vi posso dire delle case di produzione eccellenti, basta andare a vedere le cose della Leica Animation o piuttosto che della Aardman, ricorderete tutti Gallina in fuga, oppure Shaun the Sheep, oppure della Leica Animation c'è Paranorman, mi pare che sia della Leica, adesso non vorrei dire una stupidaggine. Allora, la stop motion è una tecnica d'animazione. Se chi vede un animatore tradizionale disegnare 20-24 disegni per ogni secondo di animazione, vedere cosa fa un animatore in stop motion è una follia pura. Io li vedo, guardo i loro lavori, li rispetto Anche tantissimo. gli studi di produzione sono incredibili. Sono delle cose incredibili perché ricostruiscono delle intere città miniaturizzate, muovono questi pupazzi che sono vivi e sono spettacolari, assolutamente Infatti spettacolari. consiglio di andare a vedere qualche video anche su YouTube per vedere questi studi incredibili, sono Guardatevi. veramente incantevole, dimmi. Guardate i making of, soprattutto dietro le quinte di come vengono costruite queste situazioni, che sono meravigliose, assolutamente meravigliose. Si pensava fino a qualche anno fa che la stop motion con l'arrivo del 3D sparisse, e in realtà, proprio per quello che dicevo pochi minuti fa, quello che riesce a dare un po' l'imperfezione e un po' l'esagerazione di alcune situazioni che nella realtà non esistono, sono la marcia in più per ottenere dei risultati strabilianti. Grazie Massimo. Allora io ricordo che Massimo è disponibile per un'altra mezz'oretta circa. Inviateci una mail a padova@scuolacomics.it e lo incontrerete su Meet. Avrà un sacco di cose importanti da dirvi. Massimo, io ti ringrazio, ti A saluto te, e ci vediamo e tardi, dimmi pure. speriamo di vederci live a scuola al più presto. Sicuramente. Ciao Massimo. Ciao. Eccoci di nuovo qui. Ora veniamo all'ultima, ma non meno importante, presentazione di oggi con il corso di illustrazione digitale, che è un corso annuale con frequenza una volta a settimana, il venerdì. E il corso è da ottobre a giugno e ovviamente le iscrizioni sono aperte da maggio, come ho ripetuto mille volte in queste dirette. Qui con noi a breve avremo Alberto Dal Lago, che era con noi anche ieri. Lo presento di nuovo per chi non avesse visto la presentazione di ieri. Alberto è coordinatore del corso che presenterà e insegna al corso di Concept Art and Digital Illustration. Oltre ad essere un bravissimo insegnante, è un illustratore che lavora nell'ambito del fantasy per giochi di ruolo e giochi da tavolo a livello internazionale ed è pure copertinista dell'edizione italiana di Lupo Solitario Deluxe Edition. Ora lo faccio intervenire, eccolo qua. Ciao Alberto. Ciao Paoletta, bentrovati a tutti. Sto morendo di sonno, dico solo questo. No, svegliati, dai, beviti un Sto caffè. scherzando, sto scherzando. Anzi, grazie agli amici che ci seguono per la seconda volta e ben ritrovati per questo secondo e ultimo appuntamento. Mi piacerebbe immaginarvi con un bicchiere di vino a fare l'aperitivo da qualche parte, ma ahimè, non è così, magari in casa. Se dici, io posso anche partire.
Parti Alberto, ti lascio la parola, io mi eclisso, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Allora, di nuovo grazie per essere qui. Il corso che andremo a presentare oggi è quello di illustrazione digitale. Di cosa si parla? Si parla di illustrazione, ovviamente. Quindi se qualcuno di voi ha insomma, sentito l'ottima presentazione di Vittorio Bustaffa nei giorni scorsi, avrà capito in qualche maniera che cos'è l'illustrazione. Quindi l'illustrazione è insomma, quell'attività, quella disciplina svolta da un illustratore, insomma, un disegnatore, diciamo così, che comprende la produzione di immagini che in genere sono destinate poi a un tipo di mercato particolare, specialmente quello dell'editoria, quello della narrativa, giusto per parlare per sommi capi. Anche se poi, questo ve lo anticipo, la figura dell'illustratore chiaramente può essere impiegata in altre branche di mercato, diciamo così. Per cui tutto quello che diceva Vittorio, ovvero il fatto di confezionare illustrazioni, cioè disegni mediante appunto l'utilizzo di strumenti come i pennelli, come le matite, tutto quello che insomma in qualche maniera sporca le mani, è un tipo di approccio particolare. Quindi quando si parla di illustrazione in genere insomma si fa riferimento a quanto ho appena detto. Quindi Quando invece si parla di illustrazione digitale, ovviamente cambia l'approccio a quello che è il disegno fondamentalmente, quantomeno l'approccio materiale, cioè nell'esecuzione del disegno, perché poi a livello concettuale e teorico non ci sono grosse differenze. E faccio subito faccio vedere due o tre cosine, ovvero anziché i pennelli, anziché il canvas, avremo per esempio, spero che si veda, una tavoletta grafica, eccola qui, questa è una Wacom, ok? E oltre alla tavoletta avremo invece questa fida penna, la penna ottica, sempre Wacom. Non sto facendo pubblicità ovviamente al brand, insomma è una di quelle insomma, che più utilizzate, diciamo così. E avremo poi un software che fa girare tutto quanto, diciamo così, che ci consente poi di disegnare, ed è Photoshop. Quindi altri mezzi, quindi non analogici ma digitali. Questa è la differenza intanto con l'illustrazione tradizionale. Ovviamente, apro una piccola parentesi, ci sono diversi dispositivi che consentono agli illustratori di interfacciarsi col disegno digitale, e possono essere tavolette con il monitor incorporato, ad esempio, oppure addirittura ci sono software che si possono scaricare per l'iPad come Procreate, se non vado errando, che consentono comunque una gestione della pittura molto molto fluida. Il fatto che si possa preferire o gli uni o gli altri, io credo che sia fondamentalmente soggettivo e che riguardi proprio col proprio metodo di lavoro. Io personalmente preferisco utilizzare appunto la tavoletta per avere anche una posizione posturale un po' più corretta, perché per i più giovani forse questo non è fondamentale, ma per i vecchietti come me vi assicuro che lavorare in condizioni umane fa la differenza. Direi che questo, diciamo, come primissimo cappello introduttivo su quella che è l'illustrazione digitale. Il cosa si può produrre adesso lo vedremo. Faccio solo una piccola considerazione. Mi capita di fare anche degli incontri con i ragazzi, non so, delle terze di illustrazione, comunque che affrontano appunto l'illustrazione in maniera tradizionale. Proprio per fare una piccola introduzione a quella che poi è questa disciplina digitale. E la prima domanda che faccio è sempre quella. Cosa vi viene in mente quando si parla di illustrazione digitale? Diciamo che nella maggioranza dei casi i ragazzi sono concordi nel rispondere che l'illustrazione digitale evoca qualcosa di poco, cioè di freddo, di poco comunicativo, di forse qualcosa di fatto in serie. Allora, diciamo che non è che sia qui per dimostrarmi che questo non è così, però ho portato degli esempi che adesso chiedo alla regia di far vedere tramite la condivisione del monitor, di alcuni artisti digitali e poi anche del sottoscritto. Quindi se Paola gentilmente mi passa la richiesta, mi fa vedere il monitor. Grazie mille.
Allora, ci sono tantissimi artisti digitali, ma tantissimi, quindi non è una sorta di top 5, ma è semplicemente sono alcune immagini che possono dare un'idea di quella che è l'illustrazione digitale, ok? Già per sfatare il mito che sia una cosa di qualcosa di freddo e impersonale. Questo è Justin Sweet, per esempio, e come vedete è un tipo di illustrazione che ricalca molto la pittura, così. Evocativa di Frank Frazetta, quindi fantasy eroico, una cosa del genere, però è digitale. Vi faccio vedere lui e anche John Foster, che è questo secondo. Perché ve li faccio vedere? Perché semplicemente loro due sono due illustratori della Madonna, secondo me, che dal medium tradizionale sono passati al medium digitale, quindi senza ovviamente, cioè cercando di non snaturare quello che è il loro stile. Infatti, posso. Mi permetto di dire che guardando queste immagini, effettivamente, è chiaro che ha un occhio esperto, magari l'occhio esperto di un professionista magari va a intercettare quelle che sono delle pennellate o delle texture, però magari ecco, l'impatto iniziale, ed è quello che succede anche quando le mostri alle ragazze, è quello di pensare a qualcosa di tradizionale, di classico. Quindi ecco, il goal di un illustratore, secondo me, che passa al digitale è proprio quello di far aderire il suo stile al digitale, anzi viceversa, far aderire il digitale come strumento al proprio stile, ok? Quindi senza snaturarlo. Ovviamente, oltre a questi esempi, avremo anche delle diciamo così, altre tipologie. Insomma, questa è una ragazza, un'illustratrice, comunque un artista digitale che mi ha colpito un po' per il suo modo di fare ritratti, quindi l'ho inserita nelle cinque illustrazioni che vi sto mostrando, perché comunque è un tipo di figurativo che mi piace, con queste pennellate, che secondo me danno un po' la sensazione di materia, no? Come dire, anche se di materia effettivamente non ne abbiamo fisicamente parlando. Ecco che invece qua già ci cioè, è un altro tipo di stile. Questo è un artista molto molto conosciuto, Sergei Kolesov, spero di averlo pronunciato correttamente per chi mi sta ascoltando. La sua peculiarità è che lui nasce come artista digitale, adesso non so se abbia fatto anche studi tradizionali, però fa delle cose particolarissime, molto bizzarre come soggetti, e partendo comunque da dipinti digitali che sono ben confezionati, con pennellate molto simili anche a quelli tradizionali. Poi è riuscito a sviluppare un suo stile con queste pennellate, questi pattern così spigolosi, che lo rendono molto molto riconoscibile. Quindi ha avuto una sorta di evoluzione stilistica, no? Cosa che, insomma, magari uno col digitale pensa di non poter fare. Lui, tra l'altro, insieme anche a Justin Sweet, no, ho dimenticato di dirlo prima, sono due esempi di illustratori che, diciamo, dall'ambito editoriale o comunque così legato al fantasy, non letterario, però ludico, sono passati poi a fare i concept artist per il cinema, per esempio, per i videogiochi. Quindi è vero che sto parlando di tante cose, prima dicevo che avrei comunque menzionato altri settori in cui la figura dell'illustratore viene impiegata. Ecco, questi sono due settori molto molto floridi, bisogna dire la verità, proprio per la massiccia produzione di progetti, di film, di serie, no? Che comunque prevede l'utilizzo di illustratori che facciano concept art per queste industrie. Finiamo invece con un altro illustratore che è proprio totalmente opposto rispetto a quello che abbiamo visto. Quindi in questo caso abbiamo no, Andrew Jones, chiedo scusa, detto Android Jones. Un artista bravissimo che ha fatto di questo stile un po' grafico, un po' figurativo, perché nel figurativo, nell'immagine troviamo comunque del figurativo, come la figura umana, le ali e il teschio, e anche l'occhio, però reso con questi grafismi, questi pattern grafici, un colore molto 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 potente, quindi super distinguibile, e anche in questo caso un'immagine del genere, per esempio, può essere, non so, la potremmo vedere come tatuaggio, la potremmo vedere magari su una maglietta oppure come copertina di un disco, quindi come ecco, insomma, una destinazione diversa forse dalle opere di prima. E allora, visto che si parla di illustrazione digitale, quindi c'è questa cosa che
appunto, vedete, non ci si sporca le mani, non c'è effettivamente il contatto con la materia, perché non si impastano i colori, non si sporcano i pennelli, però si esplora digitalmente. Lo si può fare anche con un solo pennello e ovviamente con Photoshop. Prima parlavo di Photoshop perché è un programma molto versatile, ce ne sono molti altri, beh, non so quanti in realtà, molti, ma ce ne sono sicuramente di altri molto validi, però Photoshop, a mio avviso, essendo uno dei primi che da programma di fotoritocco poi si è trasformato in programma di pittura, secondo me è uno dei più utilizzati e uno dei più versatili. Ovviamente ci sono programmi che hanno caratteristiche simili e magari hanno qualche caratteristica, mancano di qualche caratteristica o di qualche comodità, o viceversa anche Photoshop talvolta può non essere proprio facilissimo. Comunque a scuola ovviamente insegniamo a utilizzare Photoshop come programma di pittura. Per quanto mi riguarda invece, visto che siamo ancora in condivisione del monitor, vi faccio vedere, beh insomma Paolo ha già fatto la mia presentazione e ieri ho già parlato un po' di quello che è stato il mio percorso. Vi faccio vedere qualche immagine di quelle che faccio io, il core business in questo caso, anche se è un po' un termine un po' così forse che evoca altre cose, però ecco, io faccio queste copertine, quindi legate a questo personaggio, questa saga Lupo Solitario, una saga di libro game, quindi libri che si possono giocare e leggere al tempo stesso, famosa negli anni 80 e restaurata e resuscitata in una versione deluxe dal Vincent Books Editore e Raven Distribution con queste edizioni deluxe. E cosa vedete? Vedete la copertina che mostra praticamente quello che il lettore vedrà dentro, cioè potrà vivere all'interno dell'avventura. In realtà il lettore avrà più missioni, interpreterà appunto questo personaggio che è Lupo Solitario e ogni volta incontrerà dei mostri nuovi, no? Delle nuove missioni. Quindi la funzione di questa immagine è quella di raccontare quello che sarà un po' la vicenda nel volume che il lettore sta tenendo in mano. Faccio un piccolo accenno al fatto che non si vede Lupo Solitario di faccia, perché l'idea era quella di, visto che viene interpretato, no, dal lettore di volta in volta, l'idea era quella di lasciare al lettore l'immaginazione interpretando il character senza dargli una connotazione visiva, quindi in termini di volto e quindi tratti somatici. Non tutte le copertine hanno Lupo Solitario, alcune hanno anche così protagonisti della saga, diciamo più o meno buoni, in questo caso sono cattivi, o scene come questa. E poi torniamo ai soliti mostri. Ecco, concludo con questa che comunque rimane una delle mie preferite, se non altro perché l'ho già presentata ieri, quindi se non altro perché è qualcosa che tocca molto delle corde personali, cioè la passione per l'horror, per le tinte un po' cupe, e in questo caso è una copertina per un romanzo, per un libro gioco, sempre in questo caso di libro gioco si tratta. In realtà è un progetto creato da Valentino Sergi e di cui appunto ho fatto la copertina, e così ripeto, più allineato a quelle che sono un po' le mie passioni. E anche in questo caso è una copertina, quindi va in qualche maniera ad anticipare al lettore quale sarà la tematica del contenuto del libro, quindi avventure a tema lovecraftiano, quindi prese da Lovecraft. Allora, direi che possiamo fare intanto un piccolo ragionamento su quello che è il corso. Cioè il corso, intanto, visto che vi ho fatto tutto questo pippone introduttivo, qualcuno chiederà, ma chi è rivolto il corso? Ovviamente è rivolto a chi volesse intraprendere la carriera di illustratore, sempre in termini professionali, ma anche semiprofessionali, e provare un attimo a sperimentare con il digitale. Quindi, come diceva anche Vittorio, sarebbe interessante che uno studente, magari di illustrazione, finito il terzo anno, poi trovasse nel corso di illustrazione digitale una sorta di ideale prosecuzione. Questo non è che sia, diciamo, la condizione sine qua non, perché il corso in realtà è aperto anche a chi vuole cominciare indipendentemente dai corsi che frequenta. Infatti sono 7 anni che insegno e quindi l'esperienza mi ha fatto vedere che ci sono diversi studenti con diversi background, qualcuno ha anche cominciato a disegnare direttamente grazie a questo corso, cioè non grazie ma comunque all'interno del corso.
Quindi questo diciamo è un po' il target. La scuola poi offre la strumentazione necessaria, perché comunque è dotata di strumentazioni sempre all'avanguardia, tecnologicamente moderne, quindi con i software, con le tavolette, con le penne, per consentire allo studente di seguire la lezione e di esercitarsi anche a scuola. Per quanto riguarda il corso vero e proprio, il corso è diviso in tre tranche, nel senso che idealmente dura un anno, quindi non c'è tantissimo tempo, ma idealmente possiamo partire da una base che comprende l'esplorazione di quello che è Photoshop con gli strumenti che poi andremo a utilizzare, e soprattutto una prima panoramica su quelle che sono le regole che determinano le volumetrie degli oggetti, nel senso come fare a illuminare gli oggetti, quali sono le proprietà della luce, una cosa simile anche a quella che abbiamo visto per concept art, perché poi faremo che cosa? Un percorso legato a tutto quello che è la produzione di immagini, intanto in bianco e nero, ok? In bianco e nero perché se funzionano in bianco e nero, quindi scala di grigio, con i contrasti e le luci e le ombre al posto giusto, poi sarà più facile, secondo me e secondo anche l'esperienza di questi anni, traghettare gli studenti verso l'uso del colore. Faremo anatomia, lo studio di personaggi, come caratterizzare magari un volto, come fare dei ritratti, quindi cose abbastanza, se vogliamo, classiche, che si trovano anche ad illustrazione. E certo che dovremo farle con gli strumenti di pittura digitali. Faccio un piccolo, così passo un attimo a un'altra schermata, faccio vedere, questo è Photoshop, no? Come lo vedete, come si insomma, compare quando si lavora. La cosa interessante è che con Photoshop io posso fare veramente simulare anche per esempio gli sketch, quindi io posso partire con una semplice line art, quindi fare qualcosa che può ricordare appunto un volto, ma la cosa interessante è effettivamente che nel momento in cui io mi muovo, vedete, sto calibrando la mano, sto usando la mano perché ho calibrato il pennello sulla pressione, quindi il pennello sta leggendo effettivamente la pressione della mia mano in questo momento, ok? Quindi io posso praticamente creare un tratto magari più leggero e magari dare anche una blanda ombreggiatura, oppure vedete creare anche un tratto un po' più grosso, ok? Quindi vedete, proprio come se disegnassi effettivamente, non dico proprio su un foglio di carta, perché comunque sto guardando un monitor, però come se stessi lavorando, sì, più o meno con una matita, ok? Diciamo che poi Photoshop va comunque a simulare la pittura tradizionale, no? Ovviamente, come diceva Vittorio, è un po' la memoria della materia, no? che si utilizza, e del materiale che si utilizza nella pittura tradizionale. E vabbè, adesso ovviamente non abbiamo il tempo di, casomai possiamo tornare più tardi, perché è giusto anche continuare il discorso di come è strutturato il corso, poi magari se c'è tempo così possiamo finirlo. E vi faccio appunto, vi racconto come prosegue il corso. Quindi dicevo, dall'anatomia poi si passa appunto ad un'esplorazione di stile, nel senso che cercherò di far esercitare i ragazzi anche con uno stile diverso, per capire qual è lo stile che più si confà a quello che è proprio il, diciamo così, la vellità dello studente. Se lo studente vuole disegnare magari in maniera più cartunesca, può farlo esplorando anche quel tipo di stile. E, chiaro che se per caso dovremmo riprodurre degli oggetti, non so, dei solidi o della frutta, dei volti, chiaramente per capire come funziona la luce o l'anatomia dovrà farlo in maniera un po' più realistica. Una volta capito questo, poi potrà deformare l'anatomia, per esempio, in maniera più cartunesca. Questo ci porta poi alla seconda parte, che prevede l'introduzione del colore, e attenzione perché qui il colore è trattato alla stregua proprio di una scuola di pittura tradizionale, cioè nel senso si fa teoria del colore a tutti gli effetti.
come si fa anatomia, come si fa teoria della luce. Cioè, se lo studente comunque pensa di poter prescindere da queste nozioni, si sbaglia, perché il computer rimane sempre e solo uno strumento. Senza queste nozioni, questo bagaglio, ovviamente il software o la pittura digitale, diciamo, ha poca utilità. Ok, quindi l'idea è quella proprio di insegnare qual è il cerchio cromatico, quali sono le scale cromatiche, quali sono gli schemi di colore, come si utilizza il colore, e poi si arriva effettivamente all'utilizzo del colore digitale, cioè con tutte le dinamiche che Photoshop in questo senso prevede, che sono diverse per ovvie ragioni da quelle tradizionali. Detto questo, poi il corso prosegue e si snoda attraverso una serie di lezioni che possono riguardare tanti focus, come fare, non so, i capelli, come fare le rocce, come fare le armature, come fare gli alberi, come fare i paesaggi, e soprattutto avrà una sezione molto molto interessante sulla composizione. Perché? Perché la composizione è alla base di quello che, cioè è un po' il linguaggio, è un po' il DNA dell'illustrazione, ovvero far capire con una sola immagine di cosa si sta parlando. Quindi se in questa composizione gli elementi sono messi un po' alla cavolo di cane, diciamo così, chiaramente l'illustratore sbaglia e quindi l'illustrazione non assolve al compito prefissato. Mentre se l'illustratore sa come posizionare i vari elementi e quindi creare una composizione che sia funzionale, gradevole, per attirare in qualche maniera l'occhio del lettore, allora il goal è stato raggiunto. E mi permetto di farvi vedere un'altra cosa che riguarda in questo caso un making of, ed è un po' il mio modo di lavorare. Quindi quando parlo di scala di grigio, quindi parlavo di bianco e nero, funziona così. Questa è la genesi di una copertina di Lupo Solitario, una delle ultime che non ho inserito, ma metto qui. E vi faccio vedere semplicemente come la composizione è importante, perché va in qualche maniera, qui sono subito intervenuto con pennellate proprio di, insomma, chiaroscuro, e vado un attimo a capire l'ingombro del titolo, che è molto importante perché ci permette di pensare che non stiamo facendo un quadro per noi, ma stiamo facendo un lavoro per un cliente. Quindi il cliente mi dice: guarda che il titolo deve essere visibile anche da lontano, quindi quando fai una composizione devi stare attento a dove metti i particolari, quindi non mettere particolari chiave dove poi ci sarà il titolo, perché altrimenti non si potranno leggere, e al tempo stesso non mettere il titolo, non nascondere il titolo, diciamo così, con un uso sbagliato di luci e ombre, perché altrimenti il titolo si perde. Ed è importante che, per esempio, il logo di Lupo Solitario si identifichi, si intercetti già da lontano. Ok. Dopodiché si passa, in questo caso, ad una... Quindi il fatto di avere Photoshop mi consente di lavorare con il livello del titolo acceso o spento, come sta comodo a me, per poi poter orientarmi nel cambiare eventualmente in un secondo momento anche proprio la posizione dei vari elementi, che sono tutti su livelli separati. Si continua quindi con l'aggiunta di dettagli e di colore, molto molto sciolta, in questo caso molto tranquilla, quindi direttamente sulla scala di grigio, per poi proseguire direttamente con il colore. In questo caso è l'essenza della vera pittura digitale, cioè scusate, è l'essenza vera della pittura digitale, quindi il dipingere direttamente a colori con pennelli di diversa funzione. Ecco che l'utilizzo del digitale in questo caso mi aiuta un'altra volta, perché diciamo in accordo con l'editore si è preferito poi ribaltare l'immagine orizzontalmente. Perché? Perché la composizione ne avrebbe beneficiato, e soprattutto aggiungendo poi, cambiando quindi questa immagine, aggiungendo vari particolari, giocando con nuove luci e soprattutto creando un tipo di illuminazione ad hoc dall'alto, io in questo caso ho ottenuto quello che volevo, cioè che il logo è praticamente visibile anche da lontano. Si finisce con l'aggiunta degli ultimi particolari, la texturizzazione, il mood, che è molto importante per quanto riguarda l'atmosfera dell'immagine. Si manda l'illustrazione, si manda la fattura, si viene pagati e si va a bere. No, scherzo. Detto questo, finisco con l'ultima parte, cioè
il fatto che quando si ha a che fare con l'illustrazione digitale, poi è il nostro corso, non possiamo dimenticare un settore importantissimo. C'è una lezione incentrata su quello che è il mercato. Quindi se l'85-90% delle lezioni è incentrato sulla produzione, sul disegno, il resto poi riguarda il modo in cui lo studente dovrà capire come presentarsi agli editori. Quindi fare una panoramica del mercato attuale, che ripeto è molto variegato, poi ci sono sicuramente delle crisi dovute anche alle contingenze, tutta una serie di cose. Però è importante anche stabilire quali sono i segmenti verso cui ci si può orientare. E poi soprattutto come presentarsi agli editori, come promuoversi, come creare un proprio progetto magari con autoproduzione anche su Kickstarter. Tutte cose che tocchiamo chiaramente per dare un'infarinatura agli studenti di quello che è il mondo del lavoro, ok? Per poi concludere l'anno con un progetto che ovviamente non posso svelare, di cui non posso svelare il... cioè che non posso svelare, e quindi si finisce con questo progetto e con un esame, come ovvio che sia. E, non so, il tempo mi sembra che stia finendo, io avrei parlato ancora un po', però mi sa che non abbiamo forse tutto questo tempo, e stavo pensando ad altre cose da dire. Alberto, vai, vieni, arriva pure a gamba tesa e scalzami. No, beh, diciamo che hai detto tutto quello che dovevi dire, e non rimane che ricordare a tutti che Alberto rimarrà a disposizione per una mezz'oretta su Meet. Dovete semplicemente inviare una richiesta a padova@scolacomics.it. Alberto, rimani con me per i saluti finali, ma io vorrei qui... No, vado su Meet. No, rimani lì un attimo. Io voglio qui anche tutti coloro che oggi hanno partecipato a questa ultima giornata dell'Open Digital Day, e anche Martina, che ha risposto alle vostre domande in chat e via mail. Lei si occupa della parte amministrativa e delle iscrizioni, quindi la troverete a scuola. Ringrazio tutti di cuore per averci seguiti in questi 3 giorni di questo Open Digital Day. Ringrazio gli insegnanti anche delle giornate precedenti, tutto lo staff. Saluto da qui Stefano Tamiazzo, che è il direttore artistico che si è occupato delle dirette su Instagram. Ciao Stefano. E anche Filippo Zago, che è il direttore generale della scuola. Vi ricordo che le presentazioni su Facebook saranno disponibili e potete vederle o rivederle qui sulla nostra pagina. In teoria a fine maggio, primi di giugno, faremo un altro Open Day, vediamo se digitale o nella nostra sede o magari entrambi. E per essere aggiornati sui nostri eventi, mi raccomando, seguiteci sulle nostre pagine social, su Instagram Scuola Comics Padova e su Facebook Scuola Internazionale di Comics Padova. Beh, io ho davvero finito. Grazie da Paola Miotti e da tutta la Scuola Internazionale di Comics. Oh, ci vediamo a settembre, ragazzi, per forza. Esatto, ci vediamo. Crociamo le dita. Dai, sì, siamo fiduciosi. Vi aspettiamo numerosi. Ma si può andare per uno spritz o no adesso? Ce l'hai l'Aperol che facciamo uno spritz? No, guarda, sono in studio. Pensate che bravo che sono di domenica sera, sono qua in studio. Guarda, bravissimo. Devo finire di lavorare. Così mi piace. Bravo, bene. Bravo così. Devo fatturare. Grazie per aver partecipato. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, grazie a voi.